Vuoi vincere una skin o dei V-Bucks gratis su Fortnite? Basterà iscriverti attivando la campanella, lasciare like e condividere il video. Più amici farai iscrivere, più possibilità di vincita avrai. Non mancherai nelle mie live su YouTube se vuoi vincere skin, pass battaglia o V-Bucks. Per leggere dal titolo andrai a vedere delle informazioni, delle news sulla nuova Season 3 Capitolo 2 di Fortnite. Uscita appunto la scorsa patch 12.50. Prima di incominciare ricorda di lasciare un bel like, iscriverti attivando la campanella se ancora non l'hai fatto e condividere questo video a tutti quanti i tuoi amici, almeno anche loro sanno tutte queste informazioni. Prima informazione, ci troviamo esattamente qui a Fattorie Frenetiche, perché Fattorie Frenetiche subirà appunto un cambiamento tra pochissimo tempo. Infatti adesso vi mostrerò un trailer, un pezzetto di trailer appunto, e dovrebbe essere il trailer della Season 3, registrato appunto con lo stemma di Epic Games davanti e con un cellulare. Quindi adesso andremo a vedere questo piccolissimo trailer, giusto qualche secondo. E già andandolo a vedere così, metto l'immagine, possiamo notare che in questo trailer, questo pezzetto di trailer va a mostrare Fattorie Frenetiche. Si vede benissimo la casa alla mia sinistra e benissimo anche il capannone lì giù, quello là, il capannone più grande di fattorie. Si vedono anche tutte le altre zone, proprio Fattorie Frenetiche, dalla visuale che ho io adesso. Cosa ci va a mostrare questo trailer? Ci va a mostrare appunto Fattorie Frenetiche, che sembra essere una parte incendiata. Incendiata come ci mostra anche la schermata a livello 85 del pass battaglia, che ci mostra appunto Fattorie Frenetiche incendiate, e anche come e anche la schermata di caricamento di Travis Scott. Sempre tutto si va a ricollegare a Fattorie Frenetiche incendiata, quindi molto probabilmente ci sarà un evento, oppure se sul trailer della season 3 potremo osservare un cambiamento di questa fattoria, che sarà incendiata o a metà o tutta quanta, e il fuoco si dovrebbe espandere anche per altre zone. Infatti adesso farò partire questo trailer e andremo a vedere cosa ci mostra, perché è molto particolare. Infatti, come potete vedere adesso, questo piccolo frame di trailer, vi ingrandisco anche l'immagine. In lontananza possiamo vedere una specie di creatura con delle ali che appunto sputa fuoco. Questa potrebbe essere, cioè la maggior parte della community pensa che sia appunto un drago. Un drago, magari nella prossima season potrebbero esserci fuoco contro acqua, visto che poi ci sarà anche l'acqua, che andremo a parlare tra pochissimo. Adesso però richiamoci alla prossima location, che così andremo a vedere anche la seconda parte del trailer. Seconda parte del trailer che adesso vi andrò a mostrare va proprio a raffigurare dove ci troviamo noi adesso, cioè la zona tra sabbie sudate e zona dello schianto, quindi proprio dove si è tenuto il concerto di Travis Scott. In questa zona è proprio raffigurata il trailer. Infatti il trailer va a raffigurare il molo che è di fronte a me, e poi durante il trailer si può vedere benissimo, ovviamente c'è lo stemma di Epic Games davanti, quindi non si vedrà bene, però si riesce a capire che si andrà sott'acqua, e sott'acqua possiamo vedere un relitto, quindi esattamente sott'acqua qui. Quindi una vera cosa molto, molto particolare, che appunto credo vada a significare che nella prossima stagione appunto potremo andare sott'acqua, potremo nuotare sott'acqua, e ci saranno proprio delle vere città sottomarine. E spostiamoci adesso alla prossima location, che dove vado a mostrare tutti i teaser di della prossima stagione. Ci stiamo dirigendo appunto verso il Lago Languido, perché andremo a vedere appunto i teaser di questa stagione. I teaser che sono usciti nei file di gioco, stesso ieri con la patch, e sono già disponibili in game. Questi teaser appunto si trovano al Lago Languido, li possiamo trovare vicino a questo palazzo. Quindi, atterrando qui, possiamo vedere dei pezzetti di teaser. Infatti, qui possiamo vedere quello di Maioscolo. Infatti, rompiamo qui. Guarda, se picconiamo si può osservare benissimo tutto il teaser, che adesso vi metto anche la foto. Questo è il teaser completo, che va a raffigurare appunto Maioscolo con dei braccioli, e che appunto va sempre a richiamare l'acqua, appunto questo teaser. Anche questo va a richiamare l'acqua, che è il secondo teaser, appunto va a raffigurare uno squalo che probabilmente sarà un nuovo veicolo della prossima stagione, quindi davvero molto particolare. Ultimo teaser invece si troverà esattamente qui, e
ed esattamente una casa sopra un galleggiante sull'acqua. Quindi davvero ormai nella prossima season è confermata e ci sarà l'acqua e che potremo appunto nuotare sott'acqua. Adesso vi andrò ad elencare un paio di cose che ormai si sanno sulla prossima season, visto tutte le informazioni suscite nei file di gioco. Nella prossima season si sa che ci sarà una nuova skin del Cavaliere Nero Femmina, quindi sarà una skin Cavaliere Nero Pro versione femminile. Poi l'agenzia diventerà una plaza, ecco, su una plaza è una piazza gigante, quindi dovrebbe diventare praticamente questa piazza gigante l'agenzia. Poi il tema della season, come già forse avete capito, sarà acquatico, come si pensava era il come già si pensava che era il tema della season 8. Però appunto il tema acquatico ci verrà proposto nella season 3, capitolo 2. Poi si potrà nuotare sott'acqua e un nuovo veicolo sarà lo squalo. Poi ci sarà una skin femminile di un astronauta. E appunto come skin finale del pass battaglia potrebbe esserci appunto Aquaman come una nuova collaborazione tipo come quella di Deadpool, soltanto che questa skin farà parte proprio del livello 100 del pass battaglia. Abbiamo appena startato una partita e la nuova modalità party reale che appunto ci va a spoilerare un'altra cosa sulla prossima season. Cosa ci va a spoilerare? Appunto, ci va a spoilerare questa nuova cabina del telefono. Questa cabina verrà proprio aggiunta nella prossima stagione e appunto servirà per cambiare skin in game. Infatti, se entriamo dentro potremo cambiare aspetto scegliendo una qualsiasi skin del nostro armadietto. E queste cabine si troveranno nelle città nella prossima stagione. Quindi davvero una cosa molto particolare che ci sarà. Quindi poi uscendo da questa cabina potremmo uscire con la skin che abbiamo selezionato. Quindi davvero cosa davvero molto particolare e bella. Comando, vi ricordo, la season uscirà il 4 giugno, quindi queste sono le prime informazioni che abbiamo, che sono davvero già tante. Se il video ti è piaciuto lascia un bel like, iscriviti al canale attivando la campanella e le notifiche per essere sempre aggiornato su questi tipi di video e live dove regalo skin o pass battaglia. Noi ci vediamo in un prossimo video guida, una prossima live.